Capitano, la tua bomba sull'81 a 71 per voi e poi chi vi ha portato sul più 13 è l'emblema di questa Fiorentina Basket che a un certo punto vuole vincere e vuole dare un messaggio chiaro alle squadre che vengono qua a San Marcellino. Ma la mia domanda in realtà è, dopo questa vittoria, mercoledì vi aspetta una gara molto dura a Forlì, forse dal mio punto di vista la gara più dura della stagione. Dal punto di vista psicologico, dal punto di vista mentale, perché dovete dimostrare a voi stessi che potete andare avanti, potete poi riposarvi, potete come dire, dosare anche le energie in vista poi di un proseguimento nei playoff che non è mai scontato. Sì, decisamente, ma più dura dipende da... Onestamente ci troviamo in una situazione dove non ci siamo mai trovati, cioè giocare per la seconda volta di seguito contro la stessa squadra che non abbiamo mai incontrato, che abbiamo sì studiato attentamente durante la settimana, ma che comunque ha dimostrato di starci, perché alla fine abbiamo vinto la partita, abbiamo segnato tanto e questo ci ha aiutato parecchio. Loro ci hanno messo in difficoltà, sono stati bravi, il mio augurio è che si possa continuare a tirare con delle percentuali così buone, ma aumentando la concentrazione difensiva sulle caratteristiche individuali possiamo fare anche un passo in avanti difensivo. È sicuramente una partita tosta, però è un bel banco di prova, insomma questa squadra ha dato un bello strappo nell'ultimo quarto quando non era così scontato farlo, non era così scontato continuare a fare canestro con queste percentuali ed è un bel segnale, quindi ora ci prendiamo un giorno di riposo, abbiamo tempo per riflettere, per vedere di fare un ulteriore passo avanti, perché oggettivamente i margini ci sono ed è giusto provare ad andare a chiudere la serie là. Giustamente tu sottolinei l'aspetto difensivo, perché forse è con le difese che si va avanti e si vincono le partite. E la difesa poi ti dà anche più tranquillità in attacco, ti dà più sicurezza. Le alte percentuali questa sera al tiro sono figlie di una ottima circolazione di palla, vuol dire quando per esempio Genovese ha messo le sue bombe, no, non sono state bombe create dal palleggio ma da circolazione di palla e da tiri quasi aperti in realtà. Beh, diciamo che poi è tutto relativo, nel senso quello che può essere un tiro più facile per Totò non è detto che sia un tiro facile per qualcun altro, perché ognuno poi ha le proprie caratteristiche. Ci aspettiamo che loro poi insomma gli concederanno molto di più la penetrazione, perché insomma per la prestazione che ha fatto stasera insomma sicuramente è un dato da analizzare anche dal loro punto di vista. Parlo della difesa perché prendere quasi 80 punti in casa insomma però loro sono stati bravi, hanno attaccato il mismatch, loro sanno che noi vogliamo cambiare tanto, hanno cercato di attaccare Alessandro sotto, hanno attaccato tanto in uno contro uno. Però è una bella partita fisica, onestamente c'è un livello fisico-atletico importante, loro sono una bella squadra, sono 10 giocatori veri, tosti ed è sicuramente un bel banco di prova. Dovete reggere mentalmente, dare il tutto in difesa per portare avanti questo sogno, non dico altro. Assolutamente, continuare a giocare con fiducia come abbiamo fatto oggi, poi sicuro che comunque ci possono essere degli alti e dei bassi, però continuare a giocare con fiducia e cercando di alzare il livello difensivo, questo credo ci possa permettere di dare uno scatto e cercare di portare a casa la serie. Posso dire solo un'ultima cosa, in questi giorni c'è il torneo Bacciotti alla Suncat, dato che i tifosi dovranno aspettare mercoledì per venire a vedere gara 2, c'è il ponte per chi non si muove, andiamo a vedere questo torneo che è un bel torneo, una bella manifestazione. È un bel evento per la nostra città che è la base di questa fondazione importante, è un privilegio per tutti. Andateci e comprate questa maglietta, l'ho messa apposta, il logo della fondazione che è anche il nostro sponsor etico. Mi raccomando, a presto. Grazie. Ciao.